Le politiche pubbliche sono due: tecnologie della mobilitazione delle risorse e tecnologie dell'azione diretta. Tecnologie della mobilitazione delle risorse. Carte dei diritti. Strutture di ascolto, assistenza e consulenza. Proprio su questo punto di cui legge Giaetta, è un punto dove noi vorremmo puntare molto, no? A noi abbiamo un obiettivo, quello proprio di aprire un centro di ascolto che sia, diciamo, l'ascolto per il cittadino, proprio un luogo dove tutti i cittadini possono andare e chiedere anche una consulenza sicuramente gratuita, assistenza in relazione a quello che si, i diritti che gli devono essere tutelati. Sì, volevo aggiungere, Rocco, per quanto riguarda il monitoraggio, vogliamo creare una struttura, chiamiamola di vigilanti, che controllano. Ognuno si occupa di un settore, ad esempio rispetto del verde pubblico, rispetto di altri, questo sarebbe una cosa di... Sì, questo lo vediamo anche con gli aspetti dei ruoli, perché poi parleremo anche di questo. Però se azione di sensibilizzazione e informazione, se va all'altra, volevo dire qualcosa dell'altra. E come vedete, alcune, ad esempio, tecnologie dell'azione diretta, noi questa già esperienza l'abbiamo già fatta. Come vedete, raccolta di firme e di adesioni, adesione popolare, no? Raccolta e diffusione di buone pratiche. Abbiamo appena concluso le interviste ai sindaci che hanno aderito al progetto di utilizzare in particolare Marineo, più tardi vedremo. Quindi il fatto di andare a fare le interviste ai comuni vicino, certo, dipende anche dal nostro, e portarle qui oggi è anche questo tipo di... Anche sulla questione formazione avremo un piccolo documentario. Penso sì, una cosa importante sul ruolo dei sindaci: noi pensiamo che essere collegati in rete con gli altri è di particolare importanza, perché l'esperienza che hanno anche preso già gli altri comuni può essere preziosa per noi, anche per risolvere alcuni problemi. Quindi anche lavorare in rete, essere, diciamo, a conoscenza di ciò che accade nei paesi vicini, per noi è di particolare importanza, e abbiamo puntato tanto su questo. L'uso civico di internet e dei social media, ci stiamo impegnando affinché almeno nei nostri spazi ci sia un uso civico di questo strumento. Tecnologia dell'interlocuzione. Accordi e protocolli d'intesa. Sì, anche per esempio dei tavoli dove si può parlare dei temi della cittadinanza, questo è uno di questi che stiamo già facendo. Ma ad esempio Rocco, tempo fa ti avevo lanciato un'idea, ma che poi con calma magari portiamo avanti. Uno dei tavoli che servirebbe a Belmonte è un tavolo sulla sicurezza, nel senso che il comune di Belmonte è stato oggetto, per chi non lo conosce, che è un uomo che viene da fuori, di alluvioni e seri. Allora un tavolo paritetico dei cittadini che si mettono la stessa, no, sullo stesso tavolo delle amministrazioni e con degli esperti, in maniera che noi valutiamo insieme cosa è giusto fare per valutare l'emergenza alluvioni, cosa del genere. Quindi tavoli e accordi protocolli d'intesa, questi come diceva Rocco, la rete, cercare di consultare l'università. Sì, ad esempio molti comuni hanno accordi con l'università, è facile fare oggi come oggi un accordo con l'università per poter fare il tirocinio a Belmonte. Si parla sempre, non c'è personale a Belmonte qualificato, ma basterebbe fare un accordo quadro con l'università che si fa nel giro di 30 giorni, si fa, per cui molti tirocinanti di ingegneria o architettura o comunque psicosociale e quant'altro possono venire a fare un anno di tirocino, esperienza di tirocino, e quindi dare una mano all'organico del comune che insomma, e poi si fa un'esperienza al territorio importante. Cittadinanza attiva e politica. La cittadinanza attiva è un'esperienza di tipo politico, ma del tutto differente da partiti che concorrono alle elezioni. Una democrazia ha bisogno sia dei partiti sia delle organizzazioni civiche. La necessità di questa cooperazione è affermata dal nuovo approccio ai problemi del governo della società, che, con una parola intraducibile in italiano, viene definito della governance. In base all'approccio della governance si prende atto che i governi da soli non ce la fanno più a gestire i problemi che hanno di fronte e che ce la possono fare soltanto responsabilizzando tutti i soggetti pubblici, privati e sociali, ivi compresi i cittadini coinvolti in quei problemi. Infatti mi viene da ridere su questo, perché diciamo che
la cosa che adesso assisteremo, no, alla politica, come a Belmonte, poi tutti i paesi, no? Per cui ci saranno, ma magari non ci sarà nessun politico che dirà alzeremo le tasse, ma è fisiologico. Cioè nel senso nessuno lo dirà, però noi lo sappiamo, che attenti, lo sappiamo già. Per cui da questo punto di vista il fatto di avere una cittadinanza attiva può aiutare a alleggerire questo impatto, no? Anche di consapevolezza o anche l'uso di quegli strumenti che il governo dà ai comuni, ad esempio la tassa di scopo potrebbe essere quello, ma passare, se il cittadino sa che pagando 2 euro l'anno può avere le strade tutte a posto ed è l'unica maniera per farlo, allora la politica in questo caso, e quindi che è fatta di scelte anche popolari, ha bisogno dei cittadini, soprattutto in questo momento. Figure di lavoro di cittadini. Allora, queste sono le assunzioni che ne vogliamo fare. Scusate, perché giusto. Fuori poi troverete i fogli. Queste sono le assunzioni. In genere, in vista delle elezioni, qualcuno può mettere posti di lavoro, vista la crisi che c'è, la disoccupazione, anche noi. Quindi noi abbiamo pensato di voler assumere personale. Questo però vi diciamo, soldi non ce ne sono. Personale vogliamo semplicemente a gratis, volontariato puro. Quindi noi vi diciamo questo. E noi c'è spazio per tutti, per chi vuole collaborare. Vorremmo non essere lasciati soli, e questo sia oggi un punto di partenza di un progetto che vi stiamo lanciando. In questo progetto di cittadinanza attiva vedrete che ci sono diverse figure dove ognuno può trovare una sua collocazione, perché indubbiamente ci accorgiamo che il lavoro che abbiamo fatto noi 5 in particolare, e con qualcun altro che ci sta vicino, indubbiamente per noi è pesante, perché noi abbiamo anche il nostro lavoro. Noi non è che facciamo questo, abbiamo le nostre famiglie, chi c'è pure figli, dico, c'è mia moglie, che abbassano la testa, dico. Quindi non è nemmeno giusto che noi in sera siamo semplicemente impegnati ad organizzare questo. Se ci fossero tante figure, tutto va diluito, si lavora meglio e quindi tutto va sempre meglio. La cosa che vi diciamo che è stata la regola delle regole, però, perché è giusto dire come abbiamo lavorato. Noi abbiamo lavorato in perfetta unità. Cioè, per noi questa è stata la base. Noi siamo anche di idee, anche religiose un po' particolari, alcune diverse, ve lo diciamo. Cioè, quindi non siamo tutti, non c'è un appiattimento da questo punto di vista. Quindi anche di idee politiche leggermente diverse, perché ognuno ha magari dentro di sé una sua idea e sue simpatie, anche se non siamo schierati. Quindi anche doverci dire alcune cose per noi era essenziale, perché comunque alla fine la decisione era unica. Quindi ognuno doveva perdere qualcosa in vista di arrivare a questo raggiungimento di un'idea comune. Questo per noi è stato l'essenziale. E vi dico che questa è stata la garanzia del nostro stare bene insieme. Cioè, mi piaceva quello che ha detto Vincenzo. Era il come li abbiamo fatte le cose, no? E quindi, tra l'altro, con una differenza di età, perché io ho il doppio degli anni di Giovanni, quindi diciamo mi sento, ci fa sentire quasi vecchio ogni tanto. Comunque dico, però nonostante una diversità di età ci siamo trovati, e cioè, penso che ha un significato, perché c'è necessità di questo, no? Quindi adesso vi diciamo un po' quali sono alcune figure, ve ne abbiamo messe soltanto alcune, ma ce ne sono altre in questo progetto. Quindi la prima è proprio questo, l'addetto alle pubbliche relazioni, che è un cittadino che crea, che garantisce contatti stabili con gli interlocutori politici, istituzionali e civici. Quindi anche le istituzioni devono sapere chi è il referente. Vi diciamo che già ha iniziato a funzionare questa cosa, perché qualcuno già che ci conosce, per esempio anche l'altro giorno al comune siamo stati chiamati per una questione, di creare una forma di sollecitare una questione di servizi sociali, ad esempio, no? Per quanto riguarda, ci sono problemi di beni immobili confiscati alla mafia, dove si chiede è stata avanzata una richiesta di variazione della destinazione d'uso, perché ci sono delle famiglie disagiate che potrebbero beneficiare, invece questi immobili in realtà non vengono utilizzati attualmente, quindi era per un immobile in particolare. C'è stata richiesta anche che noi come cittadini, come movimento cittadini, supportassimo questa iniziativa anche dinanzi al prefetto, anche chiedendo un'audizione. Quindi già questo è un significato, quindi, perché vuol dire che già qua è un riconoscimento. Anche un'altra questione su dei depositi di rifiuti che c'è stato, quindi
Nonostante la nostra breve vita, diciamo, da questo punto di vista sociale, però già comincia ad esserci, però potrebbe essere ancora più, diciamo, ricca qualora ci fossero queste figure. Andiamo là. Archivista è un cittadino che conserva e classifica tutto ciò che viene prodotto dall'assemblea di cittadinanza attiva e ne sa presenti rapporti, dossier, griglie di monitoraggio, articoli di stampa, fotografie, eccetera, per conservare la memoria storica del movimento in generale, ma anche per, direi, per usare i dati che abbiamo a disposizione per migliorarci, no? Per non avere senso contrattuale, diciamo. No, ma già l'abbiamo, qualche contratto ce l'abbiamo. Allora, cittadino collaudatore, un cittadino che ha il compito di andare a verificare il funzionamento effettivo di attrezzature, macchinari, servizi, procedure e via discorrendo nel settore di intervento sul quale avrà deciso di impegnarsi, salute, territorio, scuole, eccetera, e di rendere noto il risultato della sua indagine pubblicamente con i mezzi che utilizziamo, giornalino, il sito, eccetera. Un'altra figura che è molto importante è il comunicatore o un giornalista civico. È un cittadino che, dopo aver appreso le tecnologie minime appunto per fare informazione a livello locale, si impegna a diffondere le informazioni prodotte nell'attività di tutela, appunto, quindi tenere rapporti con la stampa e gli altri mass media. Un'altra figura è il cronista degli sprechi. Il cronista degli sprechi a volte, diciamo, è una figura che viene ritenuta negativa magari dai partiti politici, un po' da tutti, perché sembra che dobbiamo fotografare il negativo. Però è giusto fare il cronista degli sprechi, perché l'impiego delle risorse, se fatto in modo efficiente, è un nuovo modo, diciamo, è quello, diciamo, l'obiettivo. È un cittadino, infatti, che anche in collaborazione con le reti operanti nel territorio individua situazioni di spreco, raccoglie documentazione relativa a dati e casi emblematici, non solo per denunciarli, ma soprattutto per contribuire alla loro risoluzione. Quindi a me interessa il secondo aspetto in particolare, perché la denuncia la può fare chiunque, ma è importante risolvere il problema. Formatore alla cittadinanza attiva è una persona che, per la sua professione o per aver partecipato a iniziative di carattere formativo, organizza iniziative formative sui temi generali della cittadinanza attiva, della partecipazione civica e della tutela dei diritti. In questa occasione, scusa, dottore, questo, diciamo, questo è quello che stiamo facendo oggi noi. Magari ci può essere tra di noi chi è più adatto a fare un po' di didattica anche nelle scuole. A tal proposito volevo dirvi questo, che esempio l'associazione Missione Mio Logo, che ci ha contattato oggi pomeriggio, Missione Mio Logo, un ponte per l'Africa, ci ha chiesto, loro fanno ogni anno, forse da 12 anni, 13 anni che fanno questa attività, raccolgono dei soldini, mettono in palio un computer, se ne vanno a scuola e lanciano un concorso, un tema sulla cittadina esemplare, cercando di proprio portare il tema più bello sul tema cittadinanza, viene pregato questo PC. Quest'anno loro stanno organizzando non solo questa attività, ma anche un percorso formativo di un'ora con i bambini di prima, di seconda, di terza media. E allora oggi ci hanno chiesto, e noi ho detto sì, lo facciamo, quindi anche rispetto a questo poi ci organizzeremo, perché la seconda media e terza media avranno dei relatori, uno è il padre Lillo e poi il dottore Migliore, ecco, il terzo anno, e invece quelli di prima ci siamo presi noi l'onere, insomma, questa responsabilità di andare a scuola e incontrare questi ragazzi come movimento cittadino e spiegare loro un po' di, fare un po' di formazione di cittadinanza attiva. Professionista volontario ed esperto è un cittadino che mette le proprie competenze a disposizione per consulenze o percorsi di formazione su argomenti di interesse specifico dell'assemblea o di alcuni dei suoi aderenti. Ad esempio, questo sarebbe quella figura che diceva poco fa Marco, per esempio per il problema della sicurezza. Se noi vogliamo affrontare il problema del nostro comune, che è un comune a rischio idrogeologico, che abbiamo avuto già due alluvioni anche molto pesanti, potremmo, se ci sono dei professionisti volontari, potremmo fare una tavola rotonda che ci aiutano in questo. Redattore è colui che ha il compito di curare e coordinare la stesura di dossier e documenti e la produzione di stampati. Questo l'abbiamo già assunto. Da presto. Volontario frontline è un cittadino che si rende disponibile all'ascolto dei cittadini, per esempio nelle strutture che si potrebbero formare nel nostro territorio.
territorio. Sì, questo ad esempio ne avremmo bisogno di tanti, tante persone, perché qualora si dovesse aprire questo sportello del cittadino, ci vorranno dei turni che lo faranno i cittadini per l'ascolto delle problematiche e poi magari verranno richiamati in successione. Esempi di cittadinanza attiva. La carta dei diritti negati dai cittadini di Catania. Monitoraggio delle strutture scolastiche e di liceo scientifico di San Severo. I cittadini recintano un'enorme buca a Roccella Ionica. Non te ne avremo tanto da recintare. Non possiamo recintare le nostre perché sennò non ci si cambia più. Raccolta di firme per la potatura di alberi in quartiere di Roma e raccolta di firme del mondo. Una cosa importante, diciamo, che si può essere anche imputati per eccesso di cittadinanza, quindi ogni cosa deve essere fatta sempre con equilibrio, perché spesso capita che ci si muove con questo agire bello, però poi di fatto si può rischiare pure di essere denunciati, quindi noi dobbiamo cercare sempre di fare tutto nel rispetto della legalità, perché poi il primo interlocutore sono le istituzioni, perché se noi vogliamo la legalità che venga, che ci sia nelle istituzioni, dobbiamo essere i primi nomi a doverla avere nel nostro giro. E quindi niente occupazione del municipio, perché diciamo occupiamo il municipio, non ha senso. Per esempio è successo a Roma che gli abitanti del quartiere di Toper la Monaca avevano edificato un campo di calcio su un terreno di proprietà del comune di Roma che era da tempo abbandonato e che era diventato una vera e propria discarica. Per questo sono stati denunciati. Loro avevano chiesto in realtà al comune di intervenire tantissime volte per la bonifica. Un giorno si sono messi in impegno e quindi hanno fatto la bonifica loro in modo spontaneo, ma ciò non sono stati premiati, sono stati denunciati per questo. Quindi diciamo questo è uno dei casi. Un altro caso ad Avellino. I ragazzi di un centro sociale ristrutturano un asilo comunale in disuso, quasi distrutto dai teppisti e rimasto in pessime condizioni per molto tempo. E lo adibiscono a spazio di incontro e di ricreazione. I ragazzi sono stati fatti sgombrare mentre lo rimettevano a posto. Alcuni sono stati denunciati, due o tre di essi hanno subito un processo di occupazione di suolo pubblico. Succede a Corcolle, a Roma, scusate, viste le condizioni nelle quali erano le strade ai marciapiedi, che gli alcuni abitanti si mettono d'accordo e li riparano da soli. Vengono denunciati dal comune, i marciapiedi vengono smontati e le ruspe requisite. Per molte come quella da te abbiamo parecchie buche. Diciamo che alcuni cittadini si sono adoperati e senza che semplicemente non hanno riempito queste buche. Diciamo che non sono stati denunciati ma neanche premiati, neanche messi ringraziati. C'è la Vicenza, un'associazione di ex alpini, ospite di un edificio del comune, la sua storia si rivendica che cambia di vernice e cambia gli infissi della sede. Per questo viene multato. Allora,